L'idea di scindere il CSTP in due rami d'azienda, separando il trasporto pubblico da quello extraurbano, proposta ieri dalla provincia di Salerno come una possibile soluzione per salvaguardare i servizi sul territorio, non piace ai sindacati, in particolare alla CISL, secondo la quale uno spezzatino peggiorerebbe soltanto le cose. Si va verso uno spezzettamento dell'azienda, almeno così per come hanno fatto la proposta, mentre invece a livello nazionale, anche in altre regioni, si va verso le aggregazioni delle aziende proprio per fare sinergia e per ridurre i costi. Questa è una cosa che secondo me è controtendente rispetto alle esigenze del trasporto pubblico. Preoccupazione per il futuro anche da parte degli altri sindacati presenti questa mattina al corteo, assieme a diversi rappresentanti di amministrazioni comunali del Consiglio Provinciale e Regionale, con esponenti in gran parte del centro-sinistra. È impensabile distruggere un'azienda come CSTP, tecnicamente è tra le aziende più virtuose della provincia di Salerno, se non la più virtuosa. In 10 anni di lavoro, coinvolgendo i dipendenti di CSTP e con l'apporto fattivo di tutti i sindacati, siamo riusciti a riorganizzare un'azienda nei minimi particolari. Era un'azienda che non aveva più problemi di gestione se le cose erano come erano prima. Ma il problema è che quando c'è un servizio pubblico che viene martoriato in questo modo, il problema è di tutti, non è solo degli dipendenti del CSTP. Speriamo che la capiscano una volta per tutte che non può scomparire un servizio pubblico. I trasporti servono a tutti, agli anziani, agli studenti e ai lavoratori. Unica soddisfazione per i sindacati è quello del numero di partecipanti superiore rispetto alle attese della vigilia. Ma una grande partecipazione che è andata al di là delle più ottime previsioni. Auspichiamo che questo segno e questa manifestazione di grande civiltà possa essere lo sprone definitivo per gli enti proprietari, per le istituzioni, per la regione, affinché ognuno faccia la sua parte per salvare il CSTP.